Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incromantone in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come dissi nello scorso episodio, mi sto infogliando davvero tanto a fare le missioni e quindi oggi faremo la missione di Ragabatrax. Stavo quasi per cliccare quella sbagliata. Livello 50 è quello consigliato, ce la faremo. Alla ricerca del generale Ragabatrax. Ragabatrax non è ancora tornato, quindi Equilancieri vuole che lo troviamo. Che volesse solo scappare? Vedremo. Illuminaci! Io ciao Equilancieri, ho sentito che è un problema. Forza, dici che succede. Vedete, il nostro generale Ragabatrax è scappato di casa. Scappato di casa e perché? Nonostante la disputa tra volpe anime e spiritossi sia finita, la rivalità personale tra i due generali è ancora accesa. A quanto pare hanno litigato di nuovo e il nostro generale è scappato via. Per un battibecco. Se scappa per un motivo del genere, ci credo che i suoi soldati siano seccati. Ok, lascia fare la nostra agenzia investigativa. Grazie. Sto preparando un piano segreto per convincere il generale a tornare. Andrò a cercarlo da solo, me la caverò. Buona fortuna! Ti suggerisco di parlare con Rinofante, Leoforte e Ciclopino. Vi aiuteranno. Ricevuto! Visto che non abbiamo altri indizi, andiamo a parlare con questi tre. Certo. Ma dove sono? Ok, uno è qua sopra. Strani posti però. Forse sta prendendo il sole? Eccolo qua, Leoforte. Stiamo cercando Ragabatrax. Ci avviciniamo a uno. Stiamo cercando una persona. Il nostro generale? Sì, se sai qualcosa su di lui, diccelo. No, non ancora, non è il momento. Ok? Sembra che questo yokai agisca solo nei momenti per lui opportuni. Cosa? Ti sembra il momento di recitare la parte del temporeggiatore? Quale personaggio è più importante, tu o il tuo generale? Il generale ama rilassarsi in posti tranquilli. Ok. Ottimo, la parte è tua. Excellent. Potrebbe essere un indizio per trovare Ragabatrax. Lo è sicuramente, amico mio. Quindi ora io andrei veramente a Col di Brezza perché mi ispira fiducia. Ed infatti sta molto vicino a noi. Resistofante. Eccolo. No, chi è questo? Rinofante. Perché Resistofante? Rinofante. Che c'è? Mi serve qualcosa? Stiamo cercando il generale delle polpanime. L'hai visto? Anch'io sto cercando il generale. L'ho cercato in lungo e in largo. Niente, eh? Però forse... forse ha deciso di fare un viaggio. Al contrario di me, è uno spirito libero. Reso contro Rinofante, va bene. Un viaggio, dici? Well, potrebbe trovarsi negli USA. Sai che... non è sbagliata come ipotesi, Usapion? Ha proprio ragione. L'ultimo da controllare è Ciclopino, che dovrebbe trovarsi... forse... sì, Campo Fiorito, ma anche, perché no, a Valdoro Centro? Perché tu dici, ok, se fosse stata Valdoro Centro ti avrebbe indicato in basso. Ma se fosse Valdoro Centro Area Shopping mi avrebbe indicato Campo Fiorito. E invece no, è Campo Fiorito, sta sulla riva del fiume. Con questi che pescano e ho sbagliatissimo tutto. Scusa? Chi? Che? Sto cercando il generale. Mi spiace, non ho tempo da perdere. Pensi che Ragabatrax sia da queste parti? Si dà il caso che devi stare vicino all'acqua. Ma come fate a conoscere il generale? Equilanciere ci ha affidato l'incarico di ritrovarlo. Ve l'ha chiesto Equilanciere? Capisco. Davvero ama stare vicino all'acqua? Non ne sono sicuro. Sì. Ok, acqua, mi sa di indizio. E quindi che abbiamo risolto? Allora, ricapitoliamo gli indizi che abbiamo ricevuto. Abbiamo 3 indizi. 1. Potrebbe essere all'estero. 2. Forse è vicino all'acqua. And 3. Gli piacciono i posti tranquilli. Un posto tranquillo, lontano da qui e vicino all'acqua. Dove sarà? Ah, che dici del ranch e la prateria negli USA? Perché proprio lì sai che c'è dell'acqua? A quanto pare c'è un laghetto. È vero. Wow, davvero? Allora andiamo subito al ranch e la prateria. Con Traspec andiamo direttamente al ranch e la prateria. E vedremo se c'è Ragabatrax. Nel caso non ci fosse, che facciamo? Ah, anche di notte. Molto bene. Ci sarei comunque tornato di giorno nel caso... casco ai suoi piedi. Perché si scivola così facile? Ragabatrax, ti abbiamo trovato!
Oh, ci siamo incontrati al quartier generale Yopple. Sei Luna, giusto? Sì, siamo l'agenzia investigativa Conan, investigatori del mistero. Ah, siete dei detective. E io in cosa posso esservi utile? I due soldati ci hanno chiesto di trovarti. Hanno detto riportateci il generale. No, come posso tornare in un posto del genere? Su, non comportarti da bambino. Ora mi sto godendo la mia vacanza, vi prego non rovinatemela. Temo che abbiamo l'obbligo professionale di portare a termine i nostri incarichi. Come on, Luna, dobbiamo convincerlo con la forza. Ci sono, faresti meglio a prepararti. Cioè, lui si deve preparare? Sei ancora qui? Allora, vuoi combattere? Certo. Dai, diamo il via a questa battaglia. Bella raga, vedo che non volete lasciarmi in pace. Dai troppo aspetto il loro generale, diamine. Li vuoi dirlo dire così? Ci sono volte in cui vorrei semplicemente starmene da solo. Ti capisco, ma portare a termine questo incarico è più importante. Dunque non ho scelta. Quindi accetti di tornare? Sì, ma una condizione. Dovrete sconfiggermi in battaglia, d'accordo? Forse c'è Ragabatrax perché abbiamo scelto Tempura e Incantella. Se invece avessimo scelto Sushi e Nuvola Azzurro ci sarebbe Arachnus. Tanto ho un'altra versione di Yokai Watch, quindi un'altra versione, un'altra copia. Dato che ho sia la digitale, che è questa sulla quale sto giocando, sia la fisica. Si sposta? Non si sposta? Ah, eccolo, pensavi di fregare il grande Andreink 91. Dopo anni e anni che mi hanno fregato, imparo anch'io a fregare, no? 103 in difesa. È interessante. No, così più, così è meglio. No, sto sbagliando tutto, sto sbagliando. Ecco, la pistola. Questa è giusta. Ah, se beccavo alto era meglio. E vai! Finito con la pistola! Meno male, sono soddisfatto. Almeno non devo perdere altro tempo a combatterlo. Che venga in squadra? O forse lo troviamo qui ogni giorno pronto a esibirsi in combattimenti? Ci vediamo! Ah, se proprio devo. Allora tornerai indietro? Va bene, tornerò. Dici sul serio? Ti darò anche la mia medaglia. Un alleato potente fa sempre comodo, no? Ragabatrax! Bella raga! Non lo dice bella raga? Ottimo! La cosa interessante è che Arachnus in realtà dovrebbe essere donna. Infatti la sua controparte Arachnia è donna, perché il vero yokai ragno era donna. Lo yokai delle storie era una donna. A parte qui fanno come si pare. Non per impicciarmi, ma perché hai deciso di andartene? Beh, ecco, ho litigato con Arachnus. Nessuno ha voluto prendere le mie parti. Quindi mi sono arrabbiato e ho deciso di starmene per conto mio. Quindi in poche parole te ne sei andato per tenere il broncio? Dai, non pensi che sia di tornare a casa? Ti stanno aspettando tutti. Davvero? Allora credo proprio che sia arrivato il momento di partire. Croc croc. Hai perso della rana. Grazie detective, ci si vede. Great, abbiamo trovato la Gabatrax per il nostro cliente qui lanciere. Casa chiuso. Geniale, ok, torniamo a casa anche noi. Galattico. Lascia fare a noi, i tuoi fidati investigatori di quartiere. Rullo di tamburi. Mistero risolto. Dov'è? Però vedi, perché la sua missione è da investigatore, mentre quella di Velenotto, che era da trovare comunque sia tre yokai, non era da investigatore. Generale, l'ha portato delle brioche dell'anima. Ma quindi lui sapeva che stava qui. Generale? Sì. Sorry, mi sa che è già partito. Quindi l'avete già convinto? Già, sei stato troppo lento.
Ok, allora me ne torno anch'io. Magari vi incontrate sulla strada del ritorno, no? Poi ci sono anche i Fancy Death, che danno altri misteri, però devo trovarli ancora tutti. Intanto facciamo un po' di punti. Bambola di platino? No. Se quella la vendevo, sai i soldi. Bene, prima di concludere questo episodio, sono qui a New Yokai City perché dovrei reclutare uno yokai particolare, in cantella, tanto l'avete già capito, ma devo anche recuperare un oggetto importante che si trova sopra il palazzo del sushi, credo. No, tempura. C'era anche sulla mappa. Eccolo, dai, eccoci qua. Che fatica a pilotare sto elicottero. Perché quando non prendi la caramella va troppo storto. Quando invece la prendi, fiume del canyon. Ok, questo è un po' particolare da trovare allora. Quando prendi la caramella va troppo veloce invece. Invece quando non la prendi va a sbanda tutte le parti. Ora dobbiamo atterrare. Si parte il volo del vomicottero. Voglio un attimo... Ok, qua non ci posso andare perché è troppo alto apparentemente. Invece qui c'è in cantella. Tagliamo della testa. Bad joke. Va bene, atterriamo. Domani allora andiamo a reclutare in cantella. Bene, qui per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.